un'opportunità oggi che ci viene data, e poiché anche San Giovanni alla Punta, dico, negli anni si è popolata anche di catanesi che sono venuti ad abitare sul nostro territorio. In questa occasione abbiamo accolto anche questa iniziativa dell'assessorato alla cultura, dell'assessore Giovanna Scalia, per poter anche avere l'opportunità di guardare anche con occhi diversi tutto ciò che sta attorno a Sant'Agata, non solo per quello che riguarda gli aspetti della devozione, ma anche di quello che è veramente questo prezioso tesoro, non solo di fede, ma anche di arte, che abbiamo avuto modo questa sera di conoscere e ammirare.